lavo la carta sporca e nessuno se ne morto e ognuno aspetta. Allora, siamo qui in ODR Big Casting insieme ad Esmeralda Calabria e volevamo chiederle, lei che diciamo è conosciuta soprattutto come montatrice, ha lavorato sempre nell'ambito del montaggio, com'è stato lavorare alla regia di questo documentario? Dunque, diciamo che io non considero appunto questo un passaggio, diciamo, dal montaggio alla regia. Questo documentario, come dire, considero il montaggio appunto un uso, uno scrivere, diciamo, attraverso le immagini, quindi una fase della riscrittura, diciamo, attraverso le immagini, e quindi il documentario, che in questo caso è stato girato e mai non preparato, quindi tutto quello che si vede nel documentario non è stato preparato prima, non c'è stata una direzione degli attori, non ci sono attori, tutto quello che è successo esattamente nel momento stesso in cui accadeva e non c'è stata nessuna manipolazione anteriore o posteriore rispetto a quello che succedeva, per cui per me diciamo, il lavoro è stato quello di organizzare una struttura narrativa di questo documentario che raccontasse fondamentalmente appunto una situazione, insomma, che in questo caso è quella della regione Campania, quindi io non ho trovato, diciamo, una distinzione così netta tra la regia e il montaggio in questo caso, ma quasi, come dire, un linguaggio unico. Sì. Per quanto riguarda invece proprio la regia o comunque altre esperienze legate a qualcosa di simile per il futuro, anche riguardante altri problemi italiani, c'è qualche progetto, un interesse verso così altri tipi di questioni drammatiche come quelle che abbiamo visto? Perché... No, io ti dico appunto, questo documentario è nato veramente da un'esigenza, da un interesse, diciamo, più politico, di impegno politico, di impegno civile. Lavo la carta sporca e nessuno se ne morto.